a tutte le persone che mi stanno seguendo da diverso tempo sul mio canale e benvenuti a chi si vorrà accostare al mio canale i miei tutorial non voglio eh, fare una presentazione eccessivamente lunga allora innanzitutto cominciamo subito con eh, dirvi che appunto mh, se volete aiutarmi a proseguire eh, potete iscrivervi al canale è gratuito cliccando sulla campanella su tutte e vi arriveranno le notifiche sperando perché ultimamente mh, non arrivano neanche le notifiche agli iscritti. Non so perché YouTube si comporti così, ma eh, purtroppo è così. Eh, quindi, eh, per chi volesse iscriversi, deve anche controllare nella sezione del vostro telefono mh, appunto eh, se avete attivato le notifiche, perché altrimenti, se anche le attivate sul canale, non, non vi arrivano un altro modo per eh, riuscire a diciamo, non perdere i miei tutorial è iscrivervi al mio canale youtube al mio gruppo facebook che mh, si chiama l'arte del fatto umano come il canale vi metterò il link nel box informazioni sotto il video dove c'è scritta la parolina altro cliccando su altro si aprirà una serie di informazioni troverete il link per iscrivervi al mio gruppo facebook basta eh, finito la parte dei social Cominciamo subito col presentare il filato. Sto usando un filato Asian, questo è un bianco candido ma eh, esiste in tantissime colorazioni. Si chiama Natural Cotton Aire è un 100% cotone molto morbido. Ma la caratteristica di questo cotone è che, nonostante abbiamo 300 metri in un di 100 grammi, eh, lavorandolo eh, si chiama chain, cioè è un filato catenella, catenella. Eh, è più spesso di quello che dovrebbe essere infatti io andrò ad utilizzare eh, il l'uncinetto numero 3 e vedete che comunque la lavorazione rimane abbastanza eh, diciamo possiamo parlare grezza nel senso che è una cosa un modellino eh, sia sportivo che elegante un modellino che proprio dà l'idea di una cosa molto naturale ed è proprio questo filato infatti rende tantissimo perché appunto nonostante abbia 300 metri in 100 grammi viene lavorato con l'uncinetto anche del 4 perché è la mano troppo stretta io sto usando l'uncinetto del numero 3 penso che con 400 grammi di averne abbastanza io sto facendo una taglia 44 eh, mi servirà la forbice le solite cose il metro da sarta ed andremo a cucire il pezzettino di spalla quindi lago da lana e, eh, qualche marca punti sicuramente. Allora, in breve sono andata a realizzare sette quadrati perché c'è una parte, vedete, granny. Volevo farne 8 ma mi risultava troppo grande, mi risultava quasi 60 centimetri e Io lo volevo di 50 quindi eh, ho fatto sette motivi. Il numero dei motivi dei quadrati può essere dispari e può essere anche pari. Non importa quello che poi dopo a noi, ehm, perché vedete che poi andiamo a chiudere in questo modo: ho fatto, vedete, una striscia e la sono andata a chiudere in questo modo nel centro. E quello che, ci importa, che sarà importante dopo eh, sarà la, la suddivisione. Perché vedete, una volta che l'abbiamo attaccati, partiremo con una lavorazione e saliremo verso le spalle. E qui sì dobbiamo poi fare un conteggio perché i motivi devono essere uguali sul dietro e sul davanti. Per esempio, io ho 12 motivi sul dietro e sul davanti ne ho 6 e 6 più un pezzettino di inizio vedete, un mezzo motivo bene. Adesso noi partiremo col fare un quadrato, poi ne, faremo, ne farò un altro e nel sono solamente 1 2 3 4 giri nel quarto giro vi farò vedere come attaccare solamente vedete su un lato il motivo quindi possiamo partire con il tutorial fatto il nodo d'inizio partiamo con un cerchietto di 6 catenelle 1 2 3 state morbidi nella lavorazione 4 5 e 6 perché vedete che è un filato con tanta mitatura ma è bello pieno. Queste 6 catenelle le andiamo a chiudere in cerchio come fare un normale centrino con una mezza maglia bassa. mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 di separazione, totale 5 catenelle. Carico il filo, andiamo a lavorare dei punti alti allungati, entro nel cerchio e faccio un punto alto allungato chiudo vedete la prima catenella piccola poi chiudo gli altri due e poi chiudo gli altri due, due catenelle di separazione carico il filo entro nel cerchio di nuovo punto alto allungato due, due catenelle di separazione carico il filo entro nel cerchio di nuovo vado a lavorare un totale di vedete qui dove ci sono le, le, le due catenelle 12 spazi 11 spazi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Il dodicesimo lo formiamo da 2 catenelle e chiudiamo nella terza catenella. Vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro 1 2 3. Chiudiamo con una mezza maglia bassa e questo è il primo giro del nostro eh, motivo granny. Ora entriamo, vedete nel primo arco, facciamo una maglia bassa e due catenelle. Questo sostituisce una maglia alta allungata chiusa a metà, carico il filo adesso. In ogni di questi spazi andremo a fare de, eh, tre maglie chiuse eh, insieme tre maglie alte lungate chiuse insieme quindi carico il filo, entro e chiudo, vedete la prima asolina, chiudo i secondi gettate e lascio sull'uncinetto di nuovo carico il filo faccio la terza vedete? perché in questo caso all'inizio del giro la prima era sostituita dalle catenelle vedete che poi ho chiuso insieme 5 catenelle di separazione sempre tra chiamiamoli petali tra un vetro l'altro 2 3 4 5 carico il filo vado a lavorare la stessa cosa nell'arco successivo quindi carico il filo Vedete, punto alto allungato chiuso metà, carico il filo, secondo punto alto chiuso allungato chiuso metà, carico il filo, terzo punto alto allungato chiuso metà, ok, e poi chiudo tutto insieme. Di nuovo 5 catenelle di separazione: 1, 2, 3, 4, 5. E di nuovo nell'arco successivo la stessa lavorazione. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Entro, punto allungato alto, vedete, chiuso metà, carico il filo. Chiudo prima la catenellina, poi due e lascio sull'uncinetto, carico il filo di nuovo. Una, due e poi chiudo tutto insieme. Quindi lavorate fino alla fine del giro. Allora per chiudere questo giro andiamo a fare due catenelle, 1 2 carico il filo, vado, vedete, nelle, tre, nelle prime tre maglie alte chiuse insieme. E chiudo con una maglia alta normale da qui partiamo con il quarto giro carico il filo vado nel primo arco di 5 catenelle grande vedete che incontro e all'interno di questo arco vado a fare 5 maglie alte allungate 1 2 3 4 e 5 4 catenelle di separazione e nello stesso arco vado a lavorare altre 5 maglie alte allungate 1 2 3 4 e 5: Io sto usando un cilindro e mezzo prima, nella registrazione mi sono sbagliata. Ho detto 3, ma è un 3 e mezzo. 4 per le maglie strette, per le mani strette. Chi lavora stretto, allora, vedete. Che adesso stiamo portando il cerchio a quadrato. Cosa facciamo? Da qui andiamo direttamente nell'arco successivo e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle di separazione: 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'arco successivo. Faccio una maglia bassa. Da qui vado direttamente nell'arco successivo. Carico fino, vado a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto in questo angolo. Quindi le 5 maglie alte allungate una, due, tre, quattro e cinque, quattro catenelle di separazione. E le altre. Cinque maglie alte allungate uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. E di, e di nuovo. Vado nell'arco successivo, faccio una maglia bassa 5 catenelle 3-4-5. Maglia bassa nell'arco successivo, e da qui carico il filo e vado ancora a lavorare l'altro angolo per un totale di quattro angoli complessivi. Ecco, lavorati, vedete i quattro angoli alla fine del giro. Ho fatto, vedete, le 5 catenelle cosa vado a fare per chiudere il giro entro nell'arco l'ultimo esco con un gettato entro nella prima maglia vedete qui esco con un gettato chiudo tutto okay. ora facciamo il quarto ed ultimo giro che nel primo motivo va fatto intero normale quando invece andremo a lavorare dal secondo motivo e poi sarà il giro di unione che però va unito solamente su un Lato, mi sposto nella maglia seguente. Come mezza maglia avete, alta e bassa, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia e comincio la lavorazione. Vedete, vado sulla terza perché la prima non l'abbiamo lavorata. Abbiamo fatto le catenelle sulla seconda, adesso siamo sulla terza e lavoriamo le nostre maglie alte allungate e lavoriamo una per ogni di questa. Maglie sottostanti quindi 2 erano 5 nel circo precedente quindi 3 4 e 5 entro nell'arco grande nell'arco di 4 catenelle dell'angolo e vado a fare altre 3 maglie alte allungate una due. 4 catenelle di separazione, e adesso torno indietro quindi vado a fare nello stesso arco 3 maglie alte allungate. Una, due, molto bello da lavorare. Questo cotone, e tre più le cinque sottostanti, quindi vado a lavorare. Mie 5 e per finire l'angolo che si allarga giustamente 2 3 4 e 5 l'ultima non la lavoriamo perché non è l'angolo erano le catenelle quindi 5 da qui vado a fare 4 catenelle 1 2 3 4 vedete vado nell'arco grande di 5 catenelle seguente faccio una maglia bassa 4 catenelle e riprendo vedete lavorare sull'altro lato la stessa lavorazione quindi 5 maglie alte e allungate nell'angolo eh, 3 maglie alte lungate 4 catenelle 3 maglie alte lungate e le altre 5 qua maglie alte lungate e lavorate tutto il giro ecco siamo alla fine del giro abbiamo completato il nostro motivo granny vado a fare le ultime 4 catenelle e mi chiudo con la mezza maglia bassa qui vedete la terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro questo punto posso tagliare ecco. <ride> vedete questo filato con solamente un, un rosone di un quadrato di quattro giri abbiamo raggiunto solito le misure del mio rosone abbiamo raggiunto 14 cm di lato e quindi io ho fatto eh, 7 motivi infatti 14 per 7 motivi cosa tu io mi da 98 sono più o meno quella misura che volevo io. se voi volete mettere un rosone in più arriverete a 98 eh, 112 10, con, di totale ecco. allora a questo punto io vado a lavorare un altro rosone con lo stesso procedimento e lavorerò i primi tre giri perché poi nel quarto giro vi farò vedere come attaccarlo all'altro ecco qua ho realizzato i tre giri di un secondo motivo adesso nel quarto ci andiamo ad attaccare vedete che ho chiuso il mio terzo giro e inizio mi sposto sulla maglia seguente con una mezza maglia bassa e vado a lavorare le prime 5 maglie alte allungate, una per ogni maglia. La prima la sostituisco da 3 catenelle poi comincio con la lavorazione. Questa è la seconda, questa è la terza. faccio mezzo del mio angolo quindi vado a lavorare dentro l'arco 3 maglie alte allungate 12 Allora, a questo punto vado a fare due catenelle e vado a collegare, vedete, questo lato con quello. Prendo il mio motivo dritto e diritto il filo dietro, prendo il primo angolino in questo modo. Quindi qua c'è rovescio, entro, esco e chiudo con una mezza maglia, vedete? Bassa, faccio le due catenelle, ritorno a lavorare sulla mia pastrella e vado a finire l'angolo quindi vado a fare le tre maglie alte allungate nell'arco: una, due e 3 Carico il filo, vado nella prima maglia sottostante, vedete, faccio una maglia alta allungata a questo punto ci Andiamo ad attaccare al motivo, quindi filo dietro, prendo il mio motivo sul rovescio, così e conto. Vedete, qui c'è l'angolo dell'altro motivo. Conto una, due, tre nella quarta, entro, esco con un gettato, chiudo con la mezza maglia bassa. Carico il filo, ritorno a lavorare sulla mia piastrella e finisco la lavorazione delle rimanenti 4 maglie alte allungate. 1, 2, 3. Facciamo 2 catenelle. Qui c'è il diritto filo dietro. Vedete qua che abbiamo i due archi piccolini. Prendo in questo modo: entro sul rovescio. Esco con un gettato e chiudo con una mezza maglia bassa. Due catenelle di separazione sulla mia mattonella che sto lavorando qui abbiamo l'arco grande di 5 catenelle entro e faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione ritorno sulla mattonella filo dietro vedete prendo sul rovescio entro nell'altro arco vedete che corrisponde esco e chiudo con la mezza maglia bassa 2 catenelle di separazione ritorno a lavorare sulla mia mattonella, carico il filo, vado a lavorare le prime quattro maglie, quindi una, quattro maglie allungate, due, tre e quattro, vedete che erano cinque, ne lasciamo una. sul diritto filo dietro. <coughs> prendo sul rovescio dell'angolo, conto, 1, 2, 3 e 4 nella quarta, entro, esco con un gettato e chiudo con la mezza maglia bassa. Carico il filo, vado a lavorare ancora l'ultima che mi rimaneva sulla mia mattonella, vedete di quelle sottostanti, maglia allungata. entro nell'arco. E lavoro le tre maglie alte allungate una due e tre abbiamo quasi finito eh. due catenelle di separazione motivi sul diritto filo filo dietro Prendo sul rovescio vedete entro nell'arco dell'angolo. Esco con un gettato. Chiudo con la mezza maglia bassa: 2 catenelle di separazione, ritorniamo sulla nostra mattonella e continuiamo a finiamo l'angolo. Quindi faccio le tre maglie alte allungate nell'arco una 2 e 3. E continuo il proseguimento del mio giro come vi ho fatto vedere nell'altro rosone quindi finendo le cinque maglie alte allungate su, sulle cinque maglie alte allungate del giro precedente 4 e 5 per un totale di 8 su Vi faccio vedere vedete, guardate vedete che abbiamo attaccato il motivo come rimane bello, senza diciamo, difetti. Ora andate a finire tutto il giro intorno, come abbiamo fatto prima in questo medaglione e andate a chiudere qua come ho fatto nell'altro medaglione, con la mezza maglia bassa nella terza catenella, vedete che qua c'è l'inizio del giro. Ecco, sono alla fine del giro, vedete, ho, ho fatto le 4 catenelle, vado a chiudere qua nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Dopodiché, anche qui, vado a tagliare i miei fili nascondo le mie codine, naturalmente sia questa che quella centrale. Vedete qua, Una volta che avete raggiunto la dimensione del vostro fianco o comunque la dimensione che volete raggiungere dall'unione dei, dei, dei vari moduli, dei vari motivi grani, partiamo <coughs> col conteggio. Allora, il conteggio in questo lavoro, in questo tutorial, è quello che ci prende un po' più di attenzione. Allora, il motivo che andremo adesso a... Ad inserire è un multiplo di 8 più 1. Io ho fatto due conti sulla mia che aveva 7 piastrelle, questa, vedete che si è iniziato qui col motivo. Sono andata a contare praticamente che lo giriamo così da qui a qui, cioè contando, siccome qua abbiamo nell'angolo, noi partiremo qua no? Perché questa è la parte centrale. Qui abbiamo 4 catenelle quindi 2 di qua e 2 di qua quindi partendo con due eh, maglie alte sulle 2 catenelle contando tutte queste maglie, praticamente sono 8 più 2 10 4 4 8 e una 9 19 più 8 ehm, 19 più 8 27 e le altre due 29. Ecco calcolando più o meno che su ogni quindi piastrella va inserito. Un 20, 29 maglie alte dovete fare un po' i vostri calcoli quindi contate le vostre piastrelle moltiplicate per 29 vedete se si può dividere per 8 e eh, che è il multiplo dei motivi e poi dovete anche però tenere presente per esempio me dava, dava um, 22 26 motivi che non era divisibile perché, se io divido 26 per 2 mi da 13, il dietro mi veniva di 13, ma il davanti non lo potevo dividere perché 13 non è divisibile. Allora sono scesa, ho fatto delle diminuzioni, ho fatto meno, eh, meno maglie alte che, tra l'altro, salendo verso la vita è eh, così, date un po' di sfiancatura. Quindi io ho pensato invece di fare 24 motivi, cioè di, re di retrocedere e 24 mi dava eh, mh, lo potevo dividere perché mi faceva 12 dietro 6 e 6 sul davanti quindi cosa ho fatto ho fatto i miei 24 motivi che mi servivano per 8 più una catenella e mi dava mi ha dato mh, 193 quindi sono andata a distribuire i miei 193 adesso vi faccio vedere qui le mie 193 io spero di essere chiara, non è difficile più. Guardate a, a spiegare che a fare, sono andata, vedete, a ehm, inserire le mie 193 maglie alte, vedete, questa è la riga di maglie alte sui miei motivi. Ogni tanto eh, non, mi fermavo e contavo e vedevo. Se, per esempio, io qua dove ho fatto l'unione dove ci sono in unione due motivi ho fatto delle maglie chiuse insieme. Naturalmente, tutto questo è stato lavorato in maniera omogenea. Non è che ho fatto 10 diminuzioni qui e poi, dall'altra parte, niente, ho fatto diminuzione qui, un'altra lì. Poi magari un'altra non l'ho fatta perché eh, non dovevo farla, non dovevo diminuire così tanto, comunque, un po' vi dovete un po'. Ehm, Indirizzare anche perché, come si fa in base alla vostra taglia, ognuno deve fare i calcoli. L'importante è che alla fine eh, avete un multiplo di 8, cioè il motivo, questo qua vedete: questo, questo motivo qui è un multiplo di 8 più 1 della prima catenella. E eh, naturalmente i motivi devono essere divisibili per due. E quindi, come vi ho detto, 26 non potevo dividere per 2, poi ancora per 2, cioè potevo per 2, ma, cioè, ma non per 2, ancora sul davanti, perché sono tre parti. E quindi ho, sono retrocessa a 24 motivi. Adesso proveremo a fare la stessa cosa, per farvi capire meglio, solamente su due mattonelle, mettiamo a caso che questo sia per la Barbie. <ride> O per una bambola e quindi dobbiamo andare con due mattonelle a chiudere in questo modo qua no è un esempio quindi io adesso eh, calcolo che eh, queste due piastrelle unite insieme mi dovrebbe mi dare mi darebbero 29 e 29 come vi ho detto prima che fa eh, 58 eh, 58 devo vedere se è divisibile eh, 7 per 8 fa 56 per 8 56, noi abbiamo detto quindi 7 per 8 fa 56. Noi avevamo detto che il nostro era un multiplo di 8 più 1, quindi 8, 7 per 8 56, quindi 7 motivi più 1 57. Eh, quindi diciamo che su due mattonelle mh, mi rimane fuori. E abbiamo detto che 29 di 9 fa 58 mi rimarrebbe fuori da fare solamente una diminuzione che nel mio caso andrò a farla mh, qui nel centro quindi eh, vi faccio vedere adesso a partire con il motivo che poi una volta fatta questa divisione è veramente semplice sono due giri che si ripetono ed ha un effetto grade, molto molto gradevole allora partiamo eh, da dal vedete dall'angolo <coughs> dovrebbe essere appunto vedete il centro si parte sempre da, da questo angolo qui e eh, nodo d'inizio mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta entro ancora nell'arco e faccio un'altra adesso stiamo lavorando di maglie alte basta maglia alta allungata eh? maglia alta. E cominciamo a lavorare anche tutte queste che ci troviamo quindi una maglia alta su ogni maglia alta. Queste erano 8 quindi 8 e 2, 10. Abbiamo detto che ci servono 57 maglie per questo pezzettino qua, multiplo di 8 più 1. Uno. però attenzione non abbiamo pensato una cosa 8 eh, molti sono 7 e eh, nel mio caso di due mattonelle non sono divisibili come vi ho detto prima però eh, chi va a fare due mattonelle nessuno quindi adesso è solamente per farvi capire come inserire il punto poi eh, sicuramente eh, è anche difficile dividere su in, per due ancora per due solamente su due mattonelle. Quindi, eh, questo è per farvi vedere l'inserimento del punto. Poi, dopo, ehm, naturalmente su, su una dimensione maggiore, di circonferenza fianchi, le cose eh, vengono eh, giuste, regolari. Adesso ho fatto ho lavorato 2-4-6-10. Dove c'è l'arco di 4 catenelle? Andremo quindi a fare maglie alte una 2 tre quattro qui andrò a fare la quella unica diminuzione che mi serviva quindi non lavoro la maglia bassa ma vado oltre per fare la diminuzione quindi vado a fare nell'altro arco altre quattro maglie alte ma questo perché mi serve fare la diminuzione quindi continuo a lavorare le mie maglie una maglia su ogni maglia disponibile quindi le diminuzioni le andrete a fare quelle che vi servono lasciando non lavorata la maglia bassa qua degli archi non tutte quelle che vi serviranno se invece non sono sufficienti per la diminuzione potete anche diminuire su tutte oppure insomma si può aggiustare facilmente questo punto quindi importante è che le diminuzioni siano omogenee sulla lunghezza non tutte in un punto ecco, ecco siamo vicino vedete la giuntura di due motivi quindi qui andiamo a fare quattro, eh, qui due perché è metà arco 2 maglie alte e 2 maglie alte dall'altra parte. Ok, eventualmente, se avete da diminuire ancora, potete fare due maglie chiuse insieme, quindi mezza di qua e mezza di là. E quindi andate a ridurre anche in questo caso di una maglia. Vi faccio vedere ecco dove potete diminuire in modo che potete avere la possibilità di diminuire o meno o più maglie. Adesso me servono invece tutte. Quindi qua nell'arco vado a fare invece di fare una maglia alta per la diminuzione e una maglia alta nell'altro arco e una maglia alta, due maglie alte chiusi insieme. Vado a fare due maglie alte nell'arco e da qua passo direttamente all'altro arco e faccio le due maglie alte. Quindi lavoro, lo faccio vedere perché questo è importante, lavoro le mie maglie alte disponibili ecco vado a fare le quattro maglie alte adesso nell'arco perché erano quattro catenelle corrispondono quattro maglie alte una 2 3 e 4 questa è la lavoro perché ho già eh, fatto tutte le mie diminuzioni non devo più diminuire questa la, quindi la lavoro e qui nell'altro arco vado a fare le altre quattro maglie alte quindi 4 catenelle larco 4 maglie alte 2, 3 e 4, poi vado a lavorare le mie 8 maglie alte sulle 8 maglie alte sottostanti. e termino con due maglie alte nel nell'arco perché sono solo l'arco era di quattro però me, mi serve solamente una mezza un mezzo arco mezzo angolo ok vedete che abbiamo unito le due parti cioè abbiamo fatto la, la sua preparazione per il punto ecco qui ho esattamente 57 maglie che è il multiplo di 8 più 1 e adesso vado a lavorare il mio motivo in giri di andata e ritorno quindi adesso vi faccio vedere la lavorazione del motivo sono due giri che si ripetono ve lo faccio prima vedere sul mio pannello eccolo qui Vedete? adesso io mi allungherò adesso ci andiamo quindi a vedete i giri sono due uno e due eccoli qua primo giro del motivo mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro carico il filo entro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione una e due Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta, vado a fare una maglia alta, nello stesso punto di base, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta nello stesso punto di base vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Ve lo faccio vedere un'altra volta nuovo 2 catenelle di separazione salto 3 maglie di base nella quarta maglia bassa 2 catenelle di separazione carico il filo salto 3 maglie di base nella quarta nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta e continua questa lavorazione fino alla fine del mio pannello Sono alla fine del giro, faccio le ultime due catenelle, carico il filo, salto 3 maglie di base, vado qui nell'ultima, nella terza catenella che sostituiva la maglia alta, vado a fare due maglie alte nello stesso punto di base: 1 e 2. E questo è il primo giro del motivo che però abbiamo inserito sulla maglia alta, non sul motivo. Giriamo il nostro lavoro, secondo giro del punto mi alzo con una catenella rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa 2 catenelle di separazione 1 e 2 carico il filo vado nella maglia bassa tra i due archetti e vado nello stesso punto di base a fare 2 maglie alte 1 e 2 una catenella e 2 maglie alte 1 e 2 2 Catenelle di separazione, vado nel punto V di 3 catenelle e faccio una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle di separazione. Carico il filo. Qui abbiamo i due archi nella maglia bassa centrale. Vado a fare lo stesso punto di base. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Una 2 catenelle di separazione, vado nel punto v di 3 catenelle, faccio una maglia bassa e di nuovo 2 catenelle di separazione. Carico il filo, vado sulla maglia bassa tra due archi e faccio nel suo punto di base 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte questo è il secondo giro del motivo da lavorare fino alla fine del pannello ecco siamo alla fine del secondo giro vedete qua faccio le ultime due catenelle vado a fare una maglia bassa qui sulla l'ultima maglia vedete del giro che erano 3 catenelle quindi nella terza catenella vado a fare la maglia bassa giriamo il nostro lavoro Ora ripetiamo il primo giro perché avevo detto che sono solo due giri, però ve lo faccio vedere perché qua siamo partiti inserendo su un giro di maglie alte mentre adesso lo inseriamo sul motivo. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo, entro nella maglia bassa nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione. entro nella catenella in mezzo al punto V qua. E faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione carico il filo vado vedete sulla maglia bassa e faccio una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta che okay, è come il primo giro però ambientato sul motivo quindi di nuovo 2 catenelle entro nel punto vedete v e faccio di una catenella e faccio una maglia bassa 2 catenelle. Carico il filo, vado sulla maglia bassa mezzo i due archi. E faccio il punto V quindi nello stesso punto di base, una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta. Ecco, e lavorate fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro. Faccio le ultime due catenelle. Col filo vado nell'ultima maglia che è la maglia bassa. entro e in questo punto di base vado a fare nello stesso punto, due maglie alte quindi l'inizio, e la fine sono uguali per ogni giro una e due. Adesso proseguite con l'altro giro che ve l'ho già fatto vedere e 1, 2, 1, 2, 1 e 2 sono due giri che si ripetono. Andiamo adesso vi faccio vedere. Notate quindi saliremo con questo bel punto che forma dei fiorellini fino al sottoscella, allo scalfo. Quindi voi potete farlo come volete a ginocchio, metà coscia appoggiato sul fianco in vita sopra la vita allungatevi con questo motivo eh, fino al sottoscella da voi preferito poi ci ritroviamo qua infatti io adesso andrò a continuare il mio lavoro, vedete questo è solo un campione andrò a continuare la mia lavorazione sul, sul mio carico allora ragazzi io ho proseguito vedete dalla parte che va verso le spalle per quattro motivi 1, 2, 3, 4 motivi completi terminando, vedete, fermandomi sul proprio sul secondo giro, quello dei ventagli, non dei punti V, ma dei ventagli, perché è qui che dobbiamo fare la suddivisione e riattaccarci. Poi cosa ho fatto? Vedete, qua siamo sul centro. Ho girato il lavoro e ho fatto la stessa cosa come avevo fatto qui, ho fatto lo stesso lavoro dalla parte opposta perché è uguale, sono quadrati, quindi è uguale. Vedete, e ho fatto sempre quattro ripetizioni del motivo, l'unica differenza è che vedete, eh, nel centro invece della catenella, nel centro di questi ventaglietti, che qui c'erano due maglie alte, una catenella e una maglia alta. Ho fatto un pippiolino di 5 catenelle chiuso con una maglia bassa. Tutto qua, la differenza, vedete. E così il fondo è già eh, diciamo completato adesso eh, vi faccio vedere come io ho diviso il lavoro ho cercato il centro preciso mi raccomando che vedete io ho sempre lavorato partendo eh, con il, il dritto sul dritto e terminando infatti l'ultimo giro qua e anche qua è diritto e questa è la piastrella diritto. Ora apro il mio lavoro. Qui c'è il rovescio. Contato le mie piastrelle, sono sette nel mio caso. Quindi, qui in questo punto sono tre e mezzo di qua e tre e mezzo di qua. Quindi, questo è il centro proprio del mio dietro. Vedete, che qua nel centro del dietro eh, c'è proprio un punto V, vedete. E in questo punto v ho messo il marcapunti del centro dietro della schiena da qui ho contato sia a destra che a sinistra sei motivi adesso voglio abbassare un pochettino così lo faccio vedere meglio ecco vedete da questo centro io ho contato sei ventagli uno due 3 4 5 e 6 e ho messo sempre il marca punti nel punto v comunque nella maglia bassa che equivale a sopra il punto v poi da questo marca punti del centro schiena dietro ho contato verso destra altri 6 ventagli 1 2 3 4 5 e 6 e anche qui ho messo il mio marcapunti nel punto V dopo 6 perché vi ho detto che la mia distribuzione dei motivi mio multiplo, la mia distribuzione era di 6 su eh, 12 sul sulla schiena e 6 e 6 sul davanti. Infatti poi dopo vedete, qui c'è mezzo davanti e mi rimane giusto 6 motivi, vedete? 1 2 3 4 5 e 6 che sono la metà e dall'altra parte, vedete questo è il fianco, sotto ascella 1 2 3 4 5 e 6. Quindi abbiamo il marcapunti sul centro dietro e i due laterali, questi qui sono quelli che equivalgono al sotto ascella. Adesso noi giriamo, vedete in questo modo, il lavoro lavorando sempre sul dritto Lavorando dalla parte dove non c'è il pippiolino perché il pippiolino è la parte finale sotto verso il fianco e praticamente, qua è il mio diritto. Questo è un, una parte, essendo eh, il diritto, è la parte che va dal eh, alla da, mia destra. Quindi questo dal marcapunti a questo è un mezzo davanti, qui il sottoscella. Quindi da qui adesso cominceremo a lavorare da questo sottoscella passando per il centro e arrivando, questo centro schiena, arrivando all'altro sottoscella. Quindi adesso lavoreremo la parte della schiena salendo verso le spalle. Quindi il lavoro sul diritto, questo è il sottoscella. Lo scalfo alla mia destra, entro, vedete nel marcapunti entriamo bene con l'uncinetto. Nodo d'inizio eh, lo infilo, vedete sull'uncinetto e comincio la mia lavorazione. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Carico il filo, rientro e faccio una maglia alta nel suo punto di base. È la stessa lavorazione di quando siamo partiti, praticamente nella stessa fila, qua uguale. È identica, non cambia assolutamente niente. Da qui facciamo le due catenelle, andiamo a fare la maglia bassa qui nel, nel ventaglio dove c'è la catenella. È ugualissima, è molto facile da realizzare. 2 catenelle carico il filo vedete vado sulla maglia bassa praticamente continua la mia lavorazione uguale nella maglia bassa nel suo punto di base vado a fare la maglia alta le 3 catenelle e la maglia alta 2 catenelle di separazione vado qui nel, nel ventaglio nella catenella faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione di nuovo il punto v Qua sulla maglia bassa con le 3 catenelle, quindi una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base e continuo così fino ad arrivare allo scalfo di sinistra, passando per il marcapunti centrale della schiena, arrivando fino al marcapunti, qua di del sottoscella dello scalfo di sinistra. e Mi raccomando, stiamo lavorando sul diritto. Ecco, sono nella sella di sinistra, sotto scella. faccio le ultime due catenelle, carico il filo, entro nel marca punti e faccio due maglie alte nello stesso punto di base. Termino così il giro in andata e ritorno. Ora giro il mio lavoro e faccio l'altro altro giro che conosciamo già perfettamente. Ve lo faccio rivedere. Faccio una catenella, rientro nella prima maglia, faccio una maglia bassa, due catenelle. Su questa maglia bassa vado a fare il ventaglietto formato da due maglie alte, una catenella e due maglie alte nello stesso punto di base. Una. 2 catenelle, maglia bassa nel ventaglio, 2 catenelle, di nuovo nella maglia bassa seguente il ventaglio formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto di base e ecco, proseguite con la lavorazione solita fino alla fine arrivando all'altro scalpo. ecco siamo arrivati alla fine del giro faccio le cate due catenelle e vado a fare una maglia bassa nella terza catenella qua dove sostituiva la prima maglia alta del giro ecco vedete che abbiamo l'altro sottoscella e da qui rigiriamo ancora il lavoro e cominciamo ancora la lavorazione in andata e ritorno con il motivo adesso io eseguirò eh, diversi giri mi alzerò fino ad avere la misura del mio scalfo che adesso non so se voglio fare 22 o fare 24 di più devo provarlo l'importante è che poi eh, quando siamo già arrivati al nostro scalfo ci fermiamo proprio su questo giro perché per cucire le spalle qui abbiamo più diciamo maglie per attaccarci rispetto a al giro del punto V, qua avendo il ventaglietto, ci cuciamo meglio e rimangono meno spazi vuoti bene. Adesso eh, appunto, io proseguo, poi andrò a fare una parte davanti, così, dopo io vi spiegherò l'altra parte in maniera corretta. Ecco, ragazzi, mi sono allungata con il pannello della schiena. Ho ripetuto. 11 volte il motivo vedete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fermandomi come vi ho detto prima nel giro dei ventaglietti adesso dunque il mio eh, quindi il mio capo finito verrà a misurare in altezza in lunghezza 51 cm e 50 eh, in larghezza perché queste 50 della schiena eh, per chi lo, vorre lo vuole più lungo, eh, dovevate comunque allungarvi qua, vedete, prima di cominciare la suddivisione del della schiena con le due parti davanti. Ma era sono cose che vi ho già spiegato prima nel tutorial. Adesso vi faccio anche vedere: ho già delineato le, le spalle. Ho fatto nel mio caso, nella mia taglia, le spalle di quattro motivi. Come ho suddiviso qui? Ho suddiviso qui, quindi ho contato, dal contando dall'esterno, 1, 2, 1, 2, 3, 4, e nel punto eh, V seguente, cioè verso il centro, ho messo vedete, il marcapunti è uguale ho fatto di qua contando dal motivo esterno 1 2 3 4 e qui nel punto v seguente cioè seguente verso l'esterno vedete qua ho messo il marcapunti in modo che mi viene uno scollo di 4 4 e 4 che fa 12 per la spalla quindi 4 8 12 sapete che erano 12 motivi la schiena e ho proseguito appunto eh, però fino ad ottenere uno scalfo nel mio caso ho uno scalfo di 21 22 cm anche qui dipende da, da come volete eh, lungo largo lo scalfo l'importante è che vi fermate sempre vedete al giro del ventaglietto poi ho fatto la parte una parte di davanti infatti adesso l'altro lo andiamo a fare insieme ve lo faccio vedere vedete Io volevo uno scol una scollatura un po', un po' profonda perché appunto un cardigan, quindi ho iniziato a lavorare nella stessa maniera la parte sul diritto, la parte, vedete, del davanti. Eh, mi sono alzata per uno, no, da qua. Oltre a quello già lavorato, mi sono alzata, un attimo che andiamo a vedere la corrispondenza, è qua sono alzata per altri tre motivi. Vedete? Uno, due, tre. Fermandomi sempre sul giro dei ventaglietti. Dopodiché sono rientrata qua, vedete, di due motivi e ho lasciato e ho proseguito sulla spalla. Naturalmente, il dietro e davanti totali devono essere della stessa altezza, degli stessi motivi. Infatti, vedete che qua la spalla corrisponde. Corrisponde ai marca punti dopo questa l'andremo a cucire adesso andiamo a fare insieme l'altra parte che è molto semplice perché è sempre è suddivisa mh, come abbiamo suddiviso gli scalfi, le spalle eh, davanti e di dietro, tutto quanto un motivo molto molto gestibile, molto facile da ad adattare anche a taglia. Ecco, se qualcuno vuole la scollatura eh, meno profonda, può continuare di altri due motivi qua prima di ridurre alla, alla misura della spalla. Vedete qua, qui quel pezzettino qua si può alzare ulteriormente e fare qui la scollatura qua. A me piaceva appunto l'idea di questa scollatura un po' profonda, che poi non è neanche profonda profonda, non è a giro, un po' più giù, perché appunto poi qua... E qua andremo a mettere dei laccetti eh, per chiudere questo bellissimo cardigan adesso facciamo la parte la parte dell'altra parte del davanti insieme poi io andrò a cucire le due spalle e farò una manica per vedere appunto eh, di darvi le spiegazioni corrette nell'altra manica ecco facciamo l'altro l'altro davanti Vedete che io adesso parto in questo caso parto con la lavorazione sul mio rovescio inserendo, vedete qua sotto ascella lo scalfo. L'uncinetto e iniziando la lavorazione. Come sempre, abbiamo già fatto il primo giro del di questo motivo. Quindi esco, faccio le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta passiamo un po la videocamera ecco così carico il filo rientro nello stesso punto e faccio una maglia 2 catenelle di separazione vado nel punto nel ventaglio faccio la maglia bassa e la solita lavorazione 2 catenelle, carico il filo, vado nella maglia bassa, faccio il punto V, una maglia alta 3 catenelle nello stesso punto di base e così via fino ad arrivare al centro, qua al centro della maglia. Ecco, arrivati alla fine del giro, terminiamo sempre nello stesso modo. Quindi 2 catenelle, carico il filo, vado nel marca punti, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2 quello lo Togliamo questo quindi andiamo a fare. Adesso giriamo il lavoro. Andiamo a fare 6 giri che equivalgono tre la ripetizione di tre motivi, lavorando è sempre uguale. Giro la lavorazione e faccio il giro del ventaglio. Quindi mi alzo con una catenella, e intorno alla stessa maglia di base, faccio la maglia bassa le due catenelle. A lavorare carico il filo sulla maglia bassa, vado a lavorare il punto a venta il ventaglietto. Quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte nello stesso punto di base. Insomma, è la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi fate la ripetizione, sei giri, tre motivi e terminate. Appunto, vi fermate sempre. Sul giro dei ventagli, se fa volete fare invece la scolatura meno profonda, andate avanti, magari di altri due giri cioè o anche due motivi. Importante che vi fermate su questo giro qua. Allora, ecco qui: vedete, questo è sottoscella. Abbiamo fatto un pezzettino davanti. Questo è il centro. Adesso andiamo a delineare la spalla come abbiamo fatto sul dietro, partendo da, dall'esterno. C'è sottoscella, vedete andiamo a contare i ventaglietti 1, 2, 3, 4. Qui in mezzo, vedete dove c'è la maglia bassa eh fatta sul punto V sottostante. Andiamo a mettere il marcapunti. E questo pezzo, questi due quali lasciamo liberi, non li lavoriamo perché questo appunto, è la scollatura. Qui c'è il centro davanti. Quando andate a fare le due parti, dovete fare le due parti che ci sia la scolatura, tutte e due sul centro. Quindi adesso io proseguo, giro il lavoro e continuo con i miei motivi nella stessa identica maniera. Scusate, sono ancora un po' influenzata. Quindi mi alzo sempre con lo stesso motivo le mie 3 catenelle, carico il filo, un'altra maglia di, alta nello stesso punto di base, le 2 catenelle, vado nella, nel ventaglio e faccio la maglia bassa. Adesso questo lo facciamo insieme che tanto non è molto. 2 catenelle, carico il filo, vado su una maglia bassa, faccio il punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base. 2 catenelle, maglia bassa nel, nel, nel ventaglietto, 2 catenelle, carico il filo, vado sulla maglia bassa, faccio il punto V con una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base, 2 catenelle, maglia bassa sul ventaglietto, 2 catenelle. Nuovo il punto v sulla maglia eh, bassa, quindi una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base 2 catenelle, una maglia bassa sul ventaglietto 2 catenelle e terminiamo con due maglie alte nello stesso punto di base qui dove abbiamo, vedete, il marca punti lasciando non lavorato due motivi che eh, sono quelli che formano la nostra scollatura. Vedete questi qua non le lavoriamo più. Quindi giriamo il nostro lavoro e proseguiamo la lavorazione solita fino ad arrivare alla stes agli stessi numeri di motivi naturalmente totali del dietro, cioè le tre parti devono avere le stesse gli stessi numeri di, la di lavorazione. Ecco, una volta finita quindi, vedete mi sono fermata qui, vi alzate in questo pezzo qui che è la spalla. Una volta lavorate tutti i vostri motivi e fermatevi sempre al giro dei ventaglietti, ci vediamo qua per continuare. Ecco, fatti i tre pannelli, sono andata a cucire, vedete qua c'è il dietro, i tre pannelli, avevamo eh, messo i marcapunti per le spalle, sono andata a cucire sul diritto, che non si vede assolutamente niente la, le due spalle, le spalle il davanti col dietro. Dopodiché ho creato, vedete, la mia manica facendo una ripetizione di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivi e sull'ultimo ho fatto sempre il pippiolino come qua vedete sul fondo del capo. La mia manichina che voi potete fare della lunghezza desiderata, l'importante è fermarvi eh, sul giro dei pipiolini. La mia lunghezza è di circa 20 centimetri perché volevo questa lunghezza, ma si può fare anche di 10 più corta, ecco come volete. Adesso vi faccio vedere a cucire l'altra spalla. Vedete che io qua adesso le ho un pochino messi di fronte, andremo a cucirla sul diritto, poi, prima di, di farvi vedere la, la manica, andiamo a rifinire la scollatura. Ecco, sono andata a costare due spalle davanti e dietro, vedete, qui c'è il diritto, vado a cucire su questo il primo marcapunti lo toglievo perché l'ho già unito. Andiamo a cucire costando, vedete i motivi. Vedete che ci sono i motivi con delle una cucitura che non sia né troppo eh, tirata né troppo morbida una cosa giusta che non lasci difetti sulla cucitura sul diritto non si vede andiamo a cucire prendendo le maglie esterne vedete, e cuciamo tutta la nostra spalla delicatamente quasi siamo... a È facile perché sono motivi lavorati vedete che combaciano okay. ecco una volta cucita la nostra spalla andiamo a fare il, tutto il contorno adesso le rifiniture qui siamo sul diritto sulla centro davanti entriamo qui nella quando avevamo chiuso vedete il giro con la maglia bassa Nodo di inizio. Io non farei i pippiolini adesso qui perché è già molto lavorato. Vediamo come viene. Allora usciamo da questa maglia bassa, facciamo una catenella, rientriamo sul punto di base, facciamo una maglia bassa quindi andremo a fare un giro di maglie basse, semplici. Ecco qua abbiamo l'asola entriamo la, la maglia alta e facciamo in questo punto tre maglie basse dove abbiamo la maglia bassa facciamo una maglia bassa solamente dove abbiamo la maglia alta la, naturalmente in laterale facciamo tre maglie basse Vedete dove abbiamo la maglia bassa, una maglia bassa, dove abbiamo la maglia alta, tre maglie basse in questo spazio. Ecco. Vediamo. Vedete che non fa difetto. Dopo qui siamo quasi sul fiore. Qui abbiamo la maglia bassa, facciamo una maglia bassa, qui abbiamo una maglia alta, vedete il foro, facciamo tre maglie basse nello spazio. 2 e 3 ora vedete qua c'è la maglia bassa di quella che mi è servita per unire vedete i fiori entro anche qua vado a fare 3 maglie basse ora siamo sull'angolo del fiore che viene bene Quindi eh, andiamo a rispettare le maglie che abbiamo, qui ci sono due catenelle, quindi facciamo due maglie basse, poi andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia alta, una, andiamo avanti, facciamo insieme, e questa eh, finitura è molto importante esteticamente appunto sul nostro capo deve essere fatta bene ecco adesso abbiamo qui le 4 catenelle facciamo in questo arco 4 maglie basse quindi rispettiamo le maglie che abbiamo 2 3 e 4 una maglia bassa sulla maglia bassa L'altro arco anche lui di 4 catenelle, quindi 4 maglie basse 3 e 4, e poi lavoriamo ancora le maglie come si trovano, quindi una maglia bassa su ogni maglia alta 23, se non sbaglio, erano 8 4. Cinque sei. Sette otto. Vediamo un po' come. come rimane. ecco finito bene. Qui abbiamo l'arco il mezzo, quindi due due. Catenelle di mezzo a angolo 2 maglie basse e qui abbiamo ancora la, la, la linea di maglie alte di giuntura quindi andiamo a fare una, due e tre maglie basse nell'arco. Qui abbiamo ancora la maglia alta quindi entriamo nello spazio facciamo 3 maglie basse. E qui lavoriamo fino all'angolino qua dove abbiamo diminuito per la scollatura sempre la stessa lavorazione dove abbiamo vedete la maglia bassa qui c'è la maglia alta qui la maglia bassa facciamo la maglia bassa dove c'è la maglia alta facciamo le tre Maglie basse nello spazio, maglia bassa su maglia bassa. Siamo ancora allo spazio della maglia alta tre maglie, quindi tre maglie 1, 2 e 3 fino ad arrivare qua nell'angolo, ecco lavorate le tre maglie, basse nell'ultima maglia alta vedete qui ci rimane la maglia bassa. In questa maglia bassa che è d'angolo, andiamo a lavorare nello stesso punto, 3 maglie basse perché dobbiamo girare 2. un po' larga, 2 e 3. Ora siamo sulla parte della scollatura, un pezzettino davanti, vedete fino a qua. E andiamo a lavorare come segue nell'arco di 2 catenelle, 2 catenelle. 2 maglie basse sulle 2 maglie alte. Saltiamo la catenella. Non la lavoriamo. Passiamo le altre due e facciamo 2 maglie basse. L'arco di 2 catenelle. 2 maglie basse. Saltiamo la maglia bassa. Questa. E passiamo l'altro arco. 2 maglie basse. Una e due. 2 maglie basse sulle maglie alte. Saltiamo la catenella, non la lavoriamo, passiamo le altre due maglie alte e facciamo su queste due maglie basse. Ora siamo nell'angolo, vedete? Questo è l'angolo, quindi andiamo a fare nell'arco di due catenelle vicino solo una maglia bassa, una maglia bassa qui nell'angolo, vedete che c'è questo foro e una maglia bassa. Nella maglia alta vedete seguente uno solamente in questa maglia alta e poi continuiamo con la solita lavorazione: quindi una maglia bassa nella maglia bassa 3 maglie basse nella maglia alta 2 fino ad arrivare alla cucitura della spalla. Siamo sulla cucitura della vedete qua c'è la cucitura qua della spalla, siamo sull'ultima maglia alta laterale, vedete? In questa andiamo a fare come segue, facciamo una maglia bassa questo spazio, seconda maglia bassa, la terza maglia bassa che dovremmo fare la andiamo a unire mh, insieme con altre, quindi facciamo un gettato dentro questo arco, un gettato lo andiamo a prendere nella cucitura e un gettato vedete nell'altra nell'altra nell'arco nell'arco seguente chiudiamo tutto insieme ora siamo sul primo arco vedete del dietro questo è il dietro e su questo arco non lavoriamo più niente perché dobbiamo unire un po' abbiamo fatto quella sulla spalla Passiamo direttamente, vedete, a queste al, prime, al primo ventaglio e facciamo una maglia alta sulla prima maglia. Eh, scusate, una maglia bassa sulla prima maglia alta e una maglia bassa sull'altra. Le catenelle non le lavoriamo, passiamo sulle altre due e lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. L'archetto di 2 catenelle, 2 maglie basse. Saltiamo la maglia bassa, vedete, andiamo nell'altro archetto e facciamo due maglie basse perché erano due catenelle. Andiamo sul ventaglio e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia alta. La catenella non la lavoriamo, stiamo ripetendo, eh. E andiamo sulle altre due, due maglie basse e così via fino ad arrivare all'altra cucitura. Quindi qui abbiamo l'archetto, due maglie basse, saltiamo la maglia bassa, passiamo l'altro archetto, due maglie basse e così via. Una volta arrivato poi all'altra cucitura, praticamente torniamo indietro e lavoriamo tutta la lavorazione che vi ho fatto vedere rispettando... Come abbiamo lavorato sulla spalla, come abbiamo lavorato nell'angolo della scollatura, come abbiamo lavorato qui nel girando, su eh, facendo tre maglie, basse nello stesso punto di base nell'angolino nell e proseguendo, come vi ho fatto vedere, fino ad arrivare qua nell'altra parte opposta. Poi vabbè, eh, tagliamo il filo che andiamo a fare le chiusure. Ecco finita il nostro contorno, vedete qua. Allora, adesso in questo punto, qua proprio dove c'è l'angolino, parte l'altra e qui dove inizia, vedete dove c'è il giro di maglie alte che univa i motivi. Vedete qua. Faccio vedere con l'uncinetto. Un Scusate, hanno suonato il campanello. Allora, qui appunto qui andremo a fare quattro cordini per allacciare qua e per allacciare in questo punto. Quindi, semplicemente una catenella, nodo d'inizio, una catenella semplicissima, lunga come desiderate, perché eh, quello è anche a piacere per fare appunto due, due fiocchetti, uno qua e uno qua. Quindi, vedete, qui partiremo da qui e la sua. E nello stesso modo partiremo qua per fare l'altro. Quindi nel, esattamente qui nell'angolo andremo a fare sulla parte diritta delle catenelle. semplicissime Dopo nasconderemo molto bene tutte le nostre codine, andremo a fare, vedete? Sono semplicemente attaccata. Andremo a fare una catenella lunga a piacere, per appunto chiudere. Vedete? La nostra giacchettina. quindi una qua, un'altra di fronte, un'altra qui dove c'è la maglia, l'ultima maglia alta prima del motivo traforato, un'altra di fronte e poi andremo a chiudere il nostro capo. Allora, ragazze ultimo round, andiamo ad attaccare una la manichina semplicissimo veramente. Vedete che abbiamo il marca marca punti qua sottoscella eccolo qui allora andiamo praticamente partiamo qui dove abbiamo l'alcapuz sotto scella la prima asola che corrisponde a una maglia eh, alta non, mh, aspettiamo lavorarla partiamo dalla maglia bassa qua vedete la giro della maglia bassa e inseriamo il nodo d'inizio il nostro era un multiplo di 8 quindi andiamo a contare di 8 in 8 e non ci sbagliamo allora cominciamo nella maglia bassa nodo di inizio vedete entro esco con la con il nodo inizio, faccio la catenella e poi entro però vedete in questo punto sotto e faccio la prima maglia bassa e questo è 1 3 le vado a fare nella maglia Alta, quindi che fa 4, 3 e 1 4, 5 nella maglia bassa e le altre tre che fa 8 del primo motivo nell'altra maglia alta e 8 le abbiamo fatti. Ripartiamo a contare di 8 in 8. 1 nella maglia bassa, 3 nella maglia alta che fa 4 1 nella maglia bassa 5 3 nella maglia alta che fa 8 6 7 e 8 ve lo faccio vedere ancora 1 nella maglia bassa 3 nella maglia alta che fa 4 1 2 3 che fa 4 facilissimo eh? 5 qua una nella maglia bassa che fa 5 3 che fa 8 nella maglia alta fino ad arrivare alla cucitura della spalla arrivati sulla cucitura della spalla e eh, eh, finendo di contare gli 8 in questa eh, maglia alta vedete le otto maglie basse che mi fanno motivo. Ecco qui abbiamo la maglia bassa prima della cucitura, andiamo a fare una una maglia bassa. Due le andiamo a fare sulla cucitura, esattamente dentro la cucitura, quindi due che fa 3 e la 4 andiamo a farla nella maglia bassa seguente. E poi continuiamo a contare. 3 nella maglia alta, 5 6 7 e 8 qui nella maglia bassa e continuiamo a contare di 8 in 8 fino ad arrivare qui allo scalfo ecco siamo arrivati vicino al marca punti cominciamo ancora a contare quindi facciamo 1 nell'asola della maglia alta 3 che fa 4 3 e 4 nell'ultimo pezzettino vedete vicino al marcapunti andiamo a fare come segue 5 nell'asola 6 nella maglia alta 7 nel marcapunti sono tutte maglie basse queste e 8 lo facciamo qua nell'altra asola, l'ultima che abbiamo lasciato in sospeso all'inizio del giro. Eh? Togliamo qua, ecco. E poi ci andiamo a chiudere con la mezza maglia bassa qui all'inizio, dove c'era la prima maglia bassa con la mezza maglia bassa. Ecco, adesso abbiamo già le maglie sufficienti per sviluppare, divisibili per 8 per sviluppare i nostri motivi. Questo lo possiamo anche già togliere sottoscella <coughs> e cominciamo la lavorazione ecco lavorando in tondo a differenza di prima che abbiamo lavorato in andata e ritorno. Mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto 2 maglie di base, vado 3 maglie, scusate di base, vado nella quarta e faccio il v una maglia alta 3 catenelle una, eh, una maglia alta nello stesso punto di base 2 catenelle salto una 2 3 maglie nella quarta maglia bassa di nuovo 2 catenelle carico il filo salto 3 maglie basse nella quarta una maglia alta 3 catenelle una maglia alta nello stesso punto di base lavorate fino alla fine del giro inserendo appunto i vostri motivi sono alla fine del giro faccio le ultime due catenelle qua mi sono rimasti giusti 1 2 3 maglie quindi vado a chiudere sulla maglia bassa la prima di inizio con una mezza maglia bassa secondo giro mi alzo con 3 catenelle carico il filo entro nella stessa maglia bassa faccio un'altra maglia alta una catenella e altre due maglie alte nello stesso punto di base, non siamo andati a fare il ventaglietto. Questo giro infatti parte così. Quindi le mie due catenelle, vado nel punto V, faccio la maglia bassa, due catenelle, ritorno a lavorare il ventaglio sulla maglia bassa. La stessa lavorazione. Vedete due maglie alte, una catenella e due maglie alte sullo stesso punto di base. E lavorate tutto il giro come già conoscete, siamo alla fine del giro. Faccio le ultime due catenelle. Mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, ecco i, i due giri. Ne abbiamo fatti adesso. Ricominciamo dal primo. Mi sposto sulla maglia seguente con una mezza maglia bassa e mi sposto dentro alla catenella. di una alla, l'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa e da qui riparto con la mia lavorazione quindi 2 il primo cioè giro 2 catenelle carico il filo vado sulla maglia bassa e faccio il mio punto v quindi una maglia alta 3 catenelle nello stesso punto di base e vado avanti la lavorazione quando arrivo qui chiudo come abbiamo fatto, ve l'ho già fatto vedere, chiudo con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa. Mi alzo ancora per fare il secondo giro con le 3 catenelle, per fare questo che vi ho appena fatto vedere. Il punto ventaglio e quindi proseguite con questa lavorazione fino alla lunghezza vostra desiderata. Nel mio caso, ho fatto 10 motivi completi e non so voi che misura volete la lunghezza della vostra manica, l'importante è che all'ultimo giro che deciderete, l'ultimo motivo di fare, andrete a fare il pippiolino. Adesso vi faccio vedere perché va fatto su questo giro qui dei ventagli. È semplicissimo. Terminerete l'ultimo giro del ventaglio in questo modo: fate le due maglie alte nello stesso punto di base. 5 catenelle, 2, 3. 4 e 5 chiudete qua la base, vedete della seconda maglia lavorata con la maglia bassa e poi fate le altre due nello stesso punto. le altre due maglie alte nello stesso punto di base. E vedete, questo è il pippiolino di 5 catenelle che c'è anche sul bordo in fondo della maglia. E poi da qui sempre la solita lavorazione: 2 catenelle, andate nel punto V, fate la maglia bassa. Due catenelle andate a lavorare ancora sulla maglia bassa e due maglie alte il pippiolino 1, 2, 3, 4, 5. chiuso con la maglia bassa e le due maglie ci sono anche le campanelle sulle due maglie alte abbiamo finito giusto mezzogiorno ecco qua vedete e questo nell'ultimo giro della vostra manica e con il sottofondo di queste campane di mezzogiorno vi saluto vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine del mio tutorial guardate che meraviglia spero che questa giacchettina vi piaccia vi piaccia e eh, ci vediamo per chi è interessato che si iscriverà attivando la notifica altrimenti a volte non arrivano lo stesso comunque eh, vi aspetto al prossimo tutorial eh, dunque io mh, non so se riesco con questo a finire una manica, ma comunque questo è il terzo gomitolo, quindi mh, mh, 320, ecco per stare grandi diciamo 320 grammi di materiale io ho fatto la mia giacchettina taglia 44, abbondante, e quindi regolatevi voi per, per l'acquisto del vostro filato. E vi metterò comunque il link del filato nel, dove c'è scritto altro sotto il video. Cliccate su altro, si aprirà una pagina con delle informazioni utili. Metterò il link di questo filato, un link di un filato alternativo e il link del mio gruppo Facebook eh, che si chiama Sempre L'Arte del fatto umano. E se volete iscrivervi, potete seguire i miei lavori eventualmente non vi arrivasse appunto la notifica da, eh, da YouTube perché purtroppo. Non ne manda tutti gli iscritti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.